un pensiero per questo giorno così atteso? Mi avete fatto un grande, grande, grande regalo. Grazie, grazie, grazie. Com'è? 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 Arrivare a 100 anni camminando con le proprie gambe senza prendere nessuna pastiglia non è un record, ma una condizione che riguarda sempre più centenari. Agnese Zanetti a Padova 100 anni li ha compiuti il 9 aprile, nata a ridosso della prima guerra mondiale, ha valicato la seconda tra un lavoro in farmacia a fare oli e saponi e uno come governante a Casa Piovene. La sua vita semplice, ma tutt'altro che facile, le ha fatto attraversare tutto con il sorriso sulle labbra e una preghiera nel cuore, una goccia di buon umore e di ironia e tanta buona cucina. Che cos'è che ti ricordi con più amore? Dunque, prima cosa i miei genitori che erano molto bravi, poi mio marito e poi tutti i miei parenti, i parenti del cuore. Ma quando tu non oggi Agnese è ospite dell'Istituto per Anziani con Figliacchi di Padova, ma fino a pochi anni fa viveva da sola con l'aiuto della famiglia. I suoi 100 anni sono una gioia festeggiata da amici e parenti con ogni attenzione, perché l'amore non conosce età. 100 auguri. Come vedi, è arrivato questo giorno sospirato. Un traguardo eccezionale e la festa è speciale. Tra dolori, gioie e affanni, sei arrivata a 100 anni e perciò dirti ti voglio, dire tutti sei l'orgoglio. Tanti auguri dai parenti che qui oggi sono presenti e all'augurio si unirà questa bella comunità. A questo punto non ci resta che gustarci questa festa ed in coro si griderà gioia, salute, serenità. Brava! Sempre stata appassionata di poesie, filastrocche. Filastrocca del cestello, quel che è buono e quel che è bello. Buono il pane saporito che ritiene l'appetito, il latte zuccherato, il miele profumato. Per la gioia dei bambini anche 2 cioccolatini. Avresti mai pensato di arrivare a 100? Sì, 100 anni. Sono una bella vecchietta ancora. Sei bellissima.